3 e sono 3, 3 sconfitti in 3 partite, 0 punti, 0 punti nelle ultime 3 partite. Poi ovvio, non abbiamo fatto peggio che con l'Udinese, perché fare peggio di giovedì era praticamente impossibile. Però anche oggi abbiamo strameritato di perdere. Il Napoli ha giocato molto meglio, ha fatto come gli pareva lì davanti. Abbiamo messo 5 in difesa per fare il catenaccio e limitare i danni, e il Napoli ha fatto veramente come gli pareva in attacco. Quindi questo non lo prenderei come un complimento, come una cosa positiva da cui ripartire, perché anche oggi partita insufficiente, gravemente insufficiente. Paolo Lopez è stato anche oggi, come le altre volte Mirante, il migliore in campo, ha salvato più volte la Roma. Poi mi fanno anche ridere chi dice, ragazzi, che è colpa di Paolo Lopez sul gol di Cagliacone. Ma che poteva farci? Ma un tiro così ravvicinato, forte, comunque abbastanza potente, che poteva farci? Ci ha salvato in più occasioni. Poi sul gol di Insigne non ne parliamo, è un capolavoro di Insigne. Paolo Lopez veramente incolpevole su ogni azione. Poi lì si può discutere il fatto che Insigne fa la stessa giocata dall'84 e rientra sul destro e calcia giù il secondo palo e noi glielo concediamo ancora. Lì si può discutere, ovvio, ma non su Paolo Lopez. Non toccatemi Paolo Lopez, veramente, perché qui non andiamo da nessuna parte se continuiamo a criticare il portiere, perché tutti, è colpa di tutti tranne che del portiere, perché il portiere è l'unico che si salva sempre, sempre. Poi ovvio, ragazzi, se mettiamo 5 in difesa, qualche cosa in meno ce la faranno rispetto all'Udinese, qualche azione in meno ce la faranno, ma comunque, ragazzi, partita gravemente insufficiente, gravemente. Pellegrini si è divorato un gol grosso come una casa, grosso come una casa, nel primo tempo a porta vuota, doveva tirare col sinistro. Pellegrini, se non tira col destro, non azzecca niente dal 95, dal 95, lui è nato nel 96, dal 95 non azzecca un tiro di sinistro, ma pure col destro, ragazzi. Pellegrini sì, qualcosa di buono l'ha fatto, qualche passaggio, ho capito, ma non fa un buon tiro da 20 anni, da 20 anni. La Roma, ragazzi, oggi non è stata peggio dell'Udinese, sì, lo so, ragazzi, ovviamente, ovviamente, perché fare peggio che con l'Udinese, come vi ho detto, era impossibile, e anche se ci fossimo impegnati non ci saremmo mai riusciti. Però oggi non mi è piaciuta per niente la Roma, zero tiri in porta, comunque pochissimi tiri in porta. Meret, vi ricordate una parata di Meret? Io personalmente no, e comunque qualcosa avrà fatto sicuro, ma non ha fatto niente in confronto a quello che ha fatto Paolo Lopez. Il Napoli ha strameritato di vincere, strameritato. Poi, ragazzi, dai, anche i cambi, anche i cambi. Abbiamo già una squadra stanca, perché quando giochi così col catenaccio e quella specie, quella sottospecie di contropiede, devi avere i giocatori freschi. Giochiamo d'estate, a luglio fa caldo e tutto, e noi ci giochiamo i 3 cambi, comunque i 3 slot dei cambi, tutti così, singoli. E facciamo 3 cambi quando ne abbiamo 5. Ma perché, ragazzi? Comunque la panchina ce l'avevamo, qualcuno da mettere dentro fresco ce l'avevamo. Poi non voglio accanirmi con i singoli, ma pure Zaniolo, che sta fuori da gennaio, lo fai entrare così, lo butti nella mischia, è un Kluivert, è un altro agnello sacrificale che butti in mezzo per farsi sbranare dai difensori del Napoli, perché così non si va avanti. Non puoi mettere Zaniolo, che non ha una condizione fisica, ma ragazzi, non è neanche negli schemi più, abbiamo cambiato tanto da gennaio. Non puoi fare queste scelte quando stai giocando contro il Napoli. Anche Cristante, metti Cristante per difendersi a 10 minuti dalla fine, ma perché? Perché abbassi il baricentro? Abbiamo abbassato il baricentro e dopo un minuto, due, tre ci hanno segnato, finita la partita, ragazzi. Veramente è stata una gara sofferta, come tutte le gare sofferte a Napoli. Ogni volta noi a Napoli soffriamo, poi pareggiamo, vinciamo. Negli ultimi anni abbiamo visto delle belle con Luis Enrique, che abbiamo clamorosamente vinto con Simplicio, ancora me lo ricordo, con Zeman, che comunque la goleata ci fu, con tante partite, anche Cagliacone ci segnò parecchie volte, mi ricordo una del 2014. Al Napoli è sempre una sofferenza quando dobbiamo giocare al San Paolo, e anche oggi è stata una sofferenza gratuita, perché potevamo giocare meglio. Se vuoi fare il catenaccio, fallo, ma fallo bene. Non possiamo fare un catenaccio del genere, questo non è catenaccio, questa è una sottospecie di catenaccio, che è una via di mezzo tra un calcio decente e il catenaccio, ed è il peggior ibrido che potesse venire fuori. Il video finisce qui, ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Complimenti al Napoli, ma sempre forza Roma.